Oggi Baby Hall in compagnia della Baby, che sta dormendo e speriamo dorma fino alla fine di questo video, perché ci ho messo una vita a farla addormentare e anche una vita a montare tutto il set. Intanto c'è anche una Leila che si sta muovendo, quindi incrociamo le dita e iniziamo. Prime cose che vi voglio mostrare sono dei regalini che Aurora ha ricevuto da mia zia, quindi dovrebbe essere la sua prozia, sì, credo, e da mia cugina, e dovrebbe essere sempre sua cugina. Ma vabbè, io queste cose, gradi di parentela, boh, non lo so. Prima cosa che vi voglio mostrare è questo bodino, appunto, da parte di mia zia, con questo carinissimo orsetto, la bacchetta magica, le stelline, i cuoricini e poi la scritta Le Petit Coeur, Maman e Papà. Guardate che meraviglia. Poi mi piacciono tantissimo queste tutine in ciniglia super morbide color rosa, e vi devo dire la verità che ho notato non ho tante cose rosa, stranamente. Ah, intanto qua abbiamo anche sputato il ciuccio, ma ci stiamo anche svegliando. Ah, oh, mio Dio, aspettate che mettiamo il ciuccino. Aspetta, il ciuccino, lo vogliamo o no? No. Oh, mamma, cosa hai dato? Mi fa schifo il ciuccino. Il ciuccino mi fa schifo. Però lo prendo. Oh. Vediamo se resiste. Comunque questo bodino che è un 3 mesi di Absorba, e di questo marchio non avevo ancora nulla, quindi vedremo come mi troverò, ma sicuramente bene, perché già sento i materiali che sono ok. Poi da parte invece di mia cugina c'è un completino 3 pezzi di H&M. E è composto da questo bodino carinissimo con il tigrotto, ecco qua, poi c'è il suo cappellino, la sua cuffiettina con le orecchie, oh, guardate che bello, e questo è da mettere subito, direi, perché se non sbaglio anche questo dovrebbe essere un 62 centimetri, quindi va bene. Ho anche gli attaccapanni, sapete che io cerco sempre attaccapanni per bambini, anche se poi ho fatto scorta da Ikea. E per finire ci sono anche le ghettine in pandan con la cuffietta a pois, quindi base panna con questi pois neri e la banda sul pancino rosa. Molto molto carino. Intanto Leila mi sta forse muovendo la videocamera, il cavalletto, non lo so. Andiamo avanti con questi sono miei acquisti, sì, da questo negozio che non vi avevo ancora mostrato. Ve lo mostro perché non so come si pronunci e non so se è presente in tutta Italia. Adesso mi chiedete una cosa che non so. Comunque, nei saldi, super saldi, perché questo l'ho preso al 50, abbiamo preso questa magliettina che si può benissimo abbinare a dei leggings o minigonne, gonnelline, non lo so, o addirittura anche magari scamiciati. Tu ci metti questo sotto al tuo scamiciato e voilà. Era al 50, quindi è stata pagata 7,45 euro. È un 3 mesi, 62 centimetri. Molto carina, anche perché ha questa scritta scicchettosa con i brillantini, i cuoricini. Se sentite rumori grattosi, che termine, e Leila qua che ovviamente è gelosa perché io sto parlando a voi e non la sto considerando molto, e quindi niente, è un video un po' così, ma vabbè. E poi abbiamo preso questo carinissimo vestitino fatto in felpa con il tascone davanti, non so se si vede ma credo di sì, che Giampi ha definito essere un divano, il motivo del divano. Cosa c'è lì? Tutto bene? Stiamo facendo la pupù? Troppo carino. Poi ha il dettaglio di questi bottoncini in legno che sono finti, non guardate le mie unghie, devo togliere lo smalto. E questo anche al 50 è stato pagato, aspettate che qua c'è tutta la lista degli sconti, sì, Leila,
Aspetta, fammi vedere. 8,95 euro. Sì, Leila, cuccia adesso. Vai a cuccia, basta. E concludiamo con gli acquisti fatti da Original Marines. E vi devo dire che non ci ero mai entrata, perché è un brand che non mi ha mai ispirato più di tanto. Non mi piace proprio il suo stile, troppo sportivo per i miei gusti. Però visto che nella vetrina c'era scritto 70, tutto al 70, ho detto, ma sì, proviamo a fare un salto, poi se non mi piace niente, via, non è che mi costa nulla entrare, quindi sono entrata e ho trovato delle cosine molto sfiziose. Ho comprato questo paio di collant che adoro, 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 perché sopra c'è Pubbles, ciottolina, la bimba dei Flintstone, che mi è sempre piaciuta tantissimo, mi ha sempre fatto tantissima tenerezza, visto che avevo bisogno di un capo del genere, però preferivo un tinta unita, quindi o nero o grigio o bianco, e non c'era, visto che queste appunto erano al 70 e le ho pagate 2 euro, ho deciso di prenderle ugualmente. Guardate sul sederino, oh, ecco, lei piange. Nel frattempo ho preso Aurora in braccio, che è un pochino disperata, e non so per quale motivo, visto che mangiare abbiamo mangiato, il pannolino l'abbiamo cambiato. Cosa c'è che non va? Poi ho preso un coprispalla, eccolo qua, grigio con i bottoncini rosa e l'orsettino qua. Questo non vi so dire quanto l'ho pagato, comunque è un 3 mesi, 56-62 centimetri, ma mi sembra sui anche qua 3-4 euro. Ok, nel frattempo ho cambiato inquadratura, la bimba non è più lì perché la sto allattando. Aveva fame, era un po' disperata, e per consolarla ho deciso di attaccarla un attimino. Proseguiamo. Altro capo che vi mostro è questa felpina rosa antico, direi, con questo dettaglio del fiocchettino e la medaglietta con una farfalla. Mi piaceva tantissimo perché ha questo cappuccio bello morbidoso. Noi abbiamo una copertina fatta proprio così, che viene ripreso qua al fondo, alla sua cernierina, molto comoda, e ho pensato di prenderla, non vi so dire il prezzo perché in questo caso il cartellino me l'hanno tolto, è comunque uno 0-3 mesi, e appunto ho pensato di prenderla per quando inizierà a fare un po' più caldo e non avrà più bisogno di mettersi la giacca o il tutone per uscire. Anche sotto tutoni e giacchette va benissimo, però ho proprio pensato così, anche perché è più un 3 mesi, quindi credo che fra un mese e mezzo, due, almeno penso che il tutone super imbottito non si metterà più. Mai dire mai, visto che quest'anno il tempo è stato molto ballerino. Altro capo d'abbigliamento a tema Flintstone, sempre con ciottolina, è questa maxi maglia che al fondo ha questo pizzo. Ditemi se non è carinissimo. È un genere sportivo, ma è uno sportivo elegante. Poi il pizzo viene ripreso anche sul vestitino della bimba qua. Molto semplice, perché è davvero basico, però con questo dettaglio molto femminile, anche una versione elegante si riesce a creare. Adesso devo poi ripassare in negozio perché mi prendevano il collant in abbinato. Poi quando sarà di sicuro vi mostrerò come le rimane poi indosso, ma dobbiamo aspettare perché è un 6-9 mesi, quindi fino all'autunno non si può. Ah, cosa bella è anche che all'interno è leggermente felpato, quindi si può utilizzare appunto sia in autunno che poi anche in inverno. E ora passiamo all'ultimo capo, che è anche il pezzo forte secondo me di tutto questo haul, ed è questa giacchettina bianca in pelo, con di nuovo qua il fiocchettino e il pendaglietto, con questa volta il cuoricino col brillante, la scritta Love, ed è super morbido, è super morbido. Guardate poi il dettaglio sul cappuccio, ha le orecchie.
Ormai tutto quello che ha le orecchie a me piace tantissimo. Comunque vabbè, niente, è una semplicissima giacchettina che ha anche le sue due taschine. Anche questo è un 6-9 mesi, quindi ci vorrà un pochino. Non vi so dire il prezzo, però prezzo pieno era sui 33 euro mi pare, e l'ho pagato appunto al 70. Come potevo lasciarlo lì? È super super morbido. Nulla, questi sono stati tutti gli acquisti per la piccola Aurora, che è ancora qua che mangia ciuccia ciuccia. E scusate se questo video è venuto un po' così, tra bambina, cane, movimenti vari, pianti, eccetera eccetera, è andata un po' così, ma che ci volete fare? Chi è mamma capirà benissimo la situazione. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Io e tutte noi, direi, vi diamo un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!